Buonasera a tutti, sono Giuseppe Lepore, direttore responsabile della rivista S Finanza, che è l'organo di approfondimento dell'associazione S Finanza e Consumo, che è un'associazione scientifica che riunisce esperti a vari livelli in materia bancaria, cultori del diritto, dei mercati finanziari, che promuove occasioni di incontro su scala nazionale e internazionale tra imprese, amministrazioni e soggetti interessati alla nuova cultura. A una nuova cultura finanziaria. Abbiamo sempre cercato di fare le nostre attività in presenza, ma anche sfruttando il web, grazie alla nostra social web manager Silvia Sciubba, che ci supporta in tutte le nostre attività. Volevo ringraziare il presidente dell'associazione Antonio Suero, a cui poi darò la parola per un indirizzo di saluto, il vicepresidente Stefano Cocco, la segretaria generale Valentina Augello, il consigliere Giorgio Palombi, che insieme a Stefano Cocco sono i registi che oggi ci aiutano e collaborano per la realizzazione di questo evento. Devo ringraziare anche il professor Francesco Casale, che è il professore diritto commerciale all'Università di Camerino, che è presidente del comitato scientifico, che ci supporta sempre con tutto il comitato, che è sempre molto vicino e ci aiuta nell'organizzazione di tutte le nostre attività, poiché proprio all'interno del comitato è nata l'idea di questo convegno per partecipare come terzo evento. Perché abbiamo organizzato come S Finanza ben tre eventi all'interno del mese dell'educazione finanziaria. Ci sono problemi con l'audio? No, ti sentiamo benissimo. Ti sentiamo Perfetto. benissimo, Giuseppe. Siamo stati presenti con ben tre eventi. Questo è l'ultimo all'interno del mese dell'educazione finanziaria organizzato dal Comitato Edufin, Comitato Interministeriale che fa riferimento al MISE, e che ogni anno organizza una serie di eventi nel mese di ottobre per l'educazione finanziaria. Ricordo che abbiamo aperto il mese dell'educazione finanziaria con l'evento al Salone della Giustizia, abbiamo organizzato l'evento sul FinTech, sulle nuove piattaforme tecnologiche per la finanza e oggi concludiamo la nostra partecipazione al mese dell'educazione finanziaria con questo convegno. Allora, perché abbiamo voluto questo convegno? Pregherei la regia di mandare tre piccole slide che abbiamo preparato. E noi da sempre, da quando studiamo questa materia, abbiamo capito che ci troviamo in una situazione assolutamente volatile. Dicevamo che sarebbe bastato un colpo di farfalla, un battito d'ali di farfalla per far cadere questo sistema che di fatto non sta reggendo più. Sappiamo che ci vuole qualcosa di più innovativo e di più concreto ed è sempre più necessario passare da una finanza virtuale a una finanza sempre più reale. Come avete potuto modo di constatare, se partono le slide, ve lo farò vedere proprio graficamente. I mercati finanziari negli ultimi 10 anni hanno alternato un'annata positiva e un'annata negativa. Praticamente non hanno reso quello che tutti si aspettavano perché un anno compensa l'anno passivo, l'anno positivo compensa l'anno negativo. Stessa cosa, come potete vedere dalla slide, quella successiva. Per favore. Come potete vedere, le parti in rosso sono quelle negative, le parti verdi sono quelle positive. Vedete come per esempio nel 2018 è stato quasi tutto negativo, nel 2019 c'è stato un recupero, il 2020 lasciamolo perdere perché c'è il Covid, ma se andiamo indietro vedremo che c'è sempre un anno positivo e un anno negativo. Stessa cosa per quanto riguarda i mercati obbligazionari. Se vediamo la slide successiva, anche qui vedete che i rendimenti, quelli in verde, sono i rendimenti positivi. Vediamo che soltanto qualche obbligazione a lungo termine italiana e quelle degli Stati Uniti rendono ancora positivamente, le altre hanno tutte un indice negativo.
Non vedo perché un risparmiatore debba investire su un qualcosa che dia un rendimento negativo. Cioè io metto 1000 euro, ne piglio 900 e continuiamo a lavorare su un sistema di questo genere. Qual è la soluzione? Noi abbiamo compreso, se possiamo mandare la slide un po' provocatoria che abbiamo creato ultimamente, vedete a sinistra un uovo che vale 20 euro. E 10 uova che valgono 1 euro. L'economia di oggi preferisce prendere un uovo a 20 euro piuttosto che 10 uova a 1 euro. L'economia del futuro sarà esattamente il contrario. Guarderemo non al valore, ma alla forza delle cose, a quello che c'è materialmente sotto. Un'economia reale che supererà l'economia virtuale. Questo è il messaggio che vorremmo dare come associazione e che e cerchiamo di mandare grazie anche ai testimonial che oggi porteranno il loro contributo prezioso perché hanno davvero delle proposte innovative che vanno in questa direzione, cioè si va verso un'economia reale piuttosto che un'economia virtuale. Ma lascio a loro la parola e non voglio rubare altro tempo ai nostri relatori e do quindi la parola al presidente Antonio Suero per l'indirizzo di saluto. Grazie a tutti. Grazie Giorgio di avermi riattivato l'audio e grazie Giuseppe per l'introduzione. Volevo in qualche modo soffermarmi sui primi dati che hai detto e fare una piccola parentesi prima di iniziare questo importante evento e non voglio occupare così tanto tempo perché i relatori sono tanti di altissima qualità. Volevo soffermarmi sul progetto Associazione AS Finanza e Consumo e su quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi. E proprio ieri ho voluto analizzare i dati degli ultimi 180 giorni, ovvero dal momento in cui abbiamo vissuto questo problema socio-economico, chiamiamolo, del Covid, e ci siamo trovati tutti rinchiusi in casa. E mi ricordo che a quel tempo ci siamo trovati un po' disagiati anche dal punto di vista associativo, perché avevamo già organizzato e pianificato almeno 4-5 eventi di presenza sul territorio nazionale e ci siamo trovati di fronte poi a dover bloccare un po' tutto il lavoro fatto. Abbiamo in qualche modo, grazie alle idee del Comitato Scientifico, introdotto questo nuovo sistema di comunicazione, questi webinar che sono partiti con dei webinar settimanali di in qualche modo quasi informali per poi crescere fino ad arrivare al mese di educazione finanziaria, come ha detto precedentemente, con 3 giornate in cui siamo stati presenti e siamo l'unica associazione che è riuscita a organizzare 3 eventi ravvicinati sul tema dell'educazione finanziaria. I numeri che ho visto negli ultimi 180 giorni sono molto motivanti e sono in qualche modo ci inorgogliscono perché si parla di 2.600 persone iscritte ai nostri webinar, oltre 1.400 persone in presenza, ovvero che hanno seguito direttamente per tutti questi 18 eventi organizzati. Questo ha fatto sì che in qualche modo la nostra associazione, anche attraverso la rivista che dirigi te in maniera ottima, sia in qualche modo un progetto da perseguire e siamo orgogliosi di averlo anche in qualche modo voluto e cercato a tutti i costi. Volevo solo chiudere con questa premessa perché ci tenevo a ringraziare tutti i partecipanti. Tutti i relatori che sono stati, che ci hanno aiutato, compreso quelli di oggi, il Comitato Scientifico e la tua figura, Giuseppe Lepore. E buon proseguimento per l'evento. Grazie, grazie Antonio, troppo buono, ma il motore di tutto sei sempre tu, il presidente sei tu. E voglio aggiungere una cosa, quando parli di quei numeri, in realtà sono una minima parte, perché sono soltanto quelli che hanno inteso iscriversi, quindi lasciarci i loro recapiti per Sulla poter essere piattaforma. contattati, ma sulle dirette web poi abbiamo altre migliaia di persone. Ricordo che al Comitato, che al Salone della Giustizia eravamo più di 4.000 per 3 giornate intere, quindi i numeri sono ben più alti e questo ci Oggi ringrazia. siamo in diretta, anche oggi siamo in diretta Facebook e quindi tutti i social con l'ausilio di Silvia Sciubba e di Stefano Cocco in questo momento
Ci stanno seguendo in maniera diretta. Va bene, basta bearci dei nostri successi, entriamo nel vivo del nostro convegno e diamo parola a Erika Cacciatore, che è componente del comitato scientifico, tra l'altro coordina una serie di progetti delle nostre attività, quindi chi meglio di lei può condurre questo evento, e a lei do la parola. Grazie Erika. Ti ringrazio molto Giuseppe e ringrazio tutti per la partecipazione e anche per i contributi che oggi sono particolarmente densi e particolarmente ricchi. Si diceva in apertura di questa nuova realtà che ci costringe a riadattarci anche nel campo della formazione e del confronto in vari temi, soprattutto in ambito finanziario, visto che questo è il mese dell'educazione finanziaria, come giustamente è stato sottolineato, e questo terzo incontro si concentra proprio in uno dei temi che sta più a cuore e che purtroppo è molto scarsamente conosciuto, ovvero come gestire il proprio risparmio e quali possono essere le scelte di investimento da adottare. Scelte di investimento che potrebbero orientarsi anche verso i fondi di cui purtroppo spesso si conoscono molto poco i reali perimetri e si hanno dei preconcetti, dei pregiudizi che sono difficili da scardinare. Quindi oggi ci proponiamo, io sarò molto sintetica, voglio subito presentarvi i relatori che ci hanno generosamente dedicato il loro tempo e vorremmo proprio concentrarci a comprendere la natura dei fondi. Partiremo con la natura dei fondi pensione. Proprio per capire anzitutto quale sia la base normativa generale, quale sia l'evoluzione anche normativa e poi anche un passo indietro e quindi comprendere quali siano le misure di trasparenza che sono messe a disposizione della clientela per poter approdare ad una scelta finanziaria consapevole e quali siano poi i clienti davvero interessati o potenzialmente interessati a prodotti appartenenti ai fondi pensione. E poi approfondiremo ancora altri temi ancora più nuovi nello scenario degli investimenti e quindi ci concentreremo sui fondi degli NPL, quindi sugli investimenti indirizzati verso un connubio con il mercato immobiliare. Non perdo ulteriore tempo e vado a presentare i nostri ospiti, quindi in particolare l'avvocato Valeria Proto, che è una cara collega specializzata in diritto d'impresa e in particolare appunto nella gestione degli NPL e degli ITP, che ci introdurrà la propria esperienza, condividerà con noi la sua esperienza in questo delicato ambito e ci presenterà anche un suo proprio ospite perché sarà con noi, sui suoi ospiti saranno con noi il dottor Caputo e il dottor Greco che ci aiuteranno a comprendere il perimetro di questi fondi, ciascuno per le proprie prospettive. Quindi io passo la parola alla collega Valeria perché ci possa illuminare sulle Grazie sue competenze. Erika e innanzitutto grazie ad AS Finanza per lo spazio. Quando mi è stato chiesto di intervenire, io ho pensato subito di fare un intervento congiunto con due persone che quotidianamente si occupano di fondi comuni di investimento e fondi gestione. E sono con noi appunto il dottor Manilo Caputo, il dottor Riccardo Greco, che sono consulenti finanziari per Azimut, che è una realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito, attiva da oltre 30 anni in Italia e quotata in borsa. Ci porteranno la loro esperienza diretta affrontando in linea generale, per quanto si possa, in pochi minuti, appunto il dottor Caputo per quanto riguarda i fondi comuni di investimento e il dottor Greco invece farà un focus sui fondi gestione. Entrambi appunto delineeranno quelle che sono le caratteristiche principali dei due prodotti di investimento e quali le prospettive attuali, come questi due prodotti di investimento risparmio stanno incontrando l'economia reale e quindi possono anche trasformarsi in possibilità di supporto all'economia nazionale, appunto l'economia reale.
lascio subito la parola a Manilo, che con il quale poi magari mi intratterrò in alcune domande che mi sono venute in mente discutendo con lui nei giorni scorsi e preparando insomma l'intervento. Prego. Aspetta che c'è un attimo di problema. Prego di attivare il microfono, cortesemente. Adesso va bene, prego. Benissimo. Dicevo, Valeria, grazie innanzitutto dell'ottima introduzione. E quindi buonasera a tutti e grazie all'Associazione Finanza e Consumo per averci invitato in questo spazio virtuale per parlare di alcuni argomenti molto attuali appunto che sui fondi pensione, sui fondi di investimento nell'era dell'economia reale. Mi presento di nuovo, sono Manilo Caputo e sono un consulente finanziario del gruppo Azimut e condividerò questo spazio con il collega Riccardo Greco. Con Riccardo da circa un anno ci occupiamo di formazione, in particolar modo di educazione finanziaria all'interno del progetto promosso dall'ANASF, appunto che promuove l'educazione finanziaria nelle scuole superiori. È già un anno e mezzo che portiamo avanti questo progetto con enorme soddisfazione. E quindi oggi, per il mese dell'educazione finanziaria, siamo molto onorati di condividere questo spazio con altri professionisti. Se siete d'accordo, partirei direttamente con una definizione di economia reale, che spesso non si comprende bene di che cosa stiamo parlando, proprio in antitesi al mercato finanziario, quindi all'economia finanziaria. Più precisamente, quando parliamo di economia reale, parliamo della parte di vita economica delle persone, che a me piace definire tangibile, quindi direttamente collegata con l'attività produttiva. All'interno dell'economia reale possiamo dire che fanno parte le proprietà, le fabbriche, gli impianti, le risorse, tutto ciò che vediamo e che riusciamo comunque a toccare nell'ambito dell'attività produttiva. Come dicevo prima, questo è un concetto contrapposto a quello del mercato, dell'economia invece finanziaria, che comprende molto, che comprende, per capirci, il concetto di azioni, di obbligazioni e di titoli, di tutto ciò che invece è suscettibile di una quotazione, accessibile quindi attraverso i mercati finanziari e attraverso quindi le borse valori. Questo giusto per esemplificare. Un dato importante che spesso trascuriamo è che in Italia le aziende quotate e quindi accessibili attraverso i mercati finanziari sono soltanto 355 se non erro, mentre invece le piccole e medie imprese non quotate, che rappresentano l'economia reale, sono oltre 145.000 e rappresentano appunto il 70% della ricchezza prodotta in Italia. Da qui viene da sé capire come la vera ricchezza sia allocata in questa fetta di mercato e non nella parte invece che riguarda l'economia finanziaria. E quindi a questo punto potrebbe esserci utile domandarci se esistono degli strumenti che ci consentono di investire in questa nicchia di mercato e soprattutto quali sono, quando sono nati queste soluzioni. Fortunatamente la risposta a questi quesiti è affermativa e proprio in questo periodo fatto di tassi a zero, di stabilità geopolitica e attualmente anche pandemica, con dei rendimenti molto compressi, come poco fa ci accennava l'avvocato Lepore, gli investimenti in economia reale stanno prendendo il sopravvento e l'industria del risparmio gestito si sta adeguando sempre di più ad un'offerta soddisfacente in tal senso. Bisogna anche dire che gli investimenti in economia reale non sono nati ieri, ma sono nati ormai decenni fa. L'unica differenza rispetto ad oggi è che in passato queste forme di investimento erano riservate soltanto a pochi eletti,
quindi poche famiglie fortemente patrimonializzate piuttosto che grandi family office oppure investitori istituzionali. Oggi diciamo invece che l'investimento in economia reale è diventato un mondo un pochino più democratico, soprattutto grazie a delle soluzioni di asset management, soprattutto fondi di private equity e di private debt, che consentono anche a noi poveri mortali, possiamo definirci così, di ottenere gli stessi vantaggi che in passato erano riservati soltanto a pochi. Giusto per esemplificare, quando parliamo di vantaggi degli investimenti alternativi in economia reale, ci riferiamo innanzitutto alla possibilità di ottenere rendimenti molto più importanti rispetto a quelli tradizionalmente noti dei mercati finanziari. Un report di qualche anno fa, se non erro del 2018, un report di KPMG accennava come le operazioni di private equity in Italia restituiscono dei rendimenti intorno al 15% medio annuo, quando invece i mercati finanziari e in particolar modo il mercato azionario, se siamo fortunati, cresce nell'arco di 10 anni a tassi di rendimento non superiori al 7%. Un altro vantaggio molto importante dell'investire in economia reale riguarda il fatto che questi investimenti sono decorrelati rispetto al mercato finanziario. Consentono un'ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento grazie alla forte diversificazione che consentono di raggiungere inserendo questi investimenti nei portafogli di investimento, ma soprattutto, e questo forse è il vantaggio che a me piace più ricordare, favoriscono i comportamenti virtuosi in termini di finanza comportamentale. Per lo più gli investimenti in economia reale hanno degli orizzonti temporali non brevi, che possiamo definire medio-lunghi, e questo ci aiuta a rispettare una pianificazione imposta in termini di obiettivi per gli orizzonti temporali adeguati. E questo è proprio la causa che spesso negli investimenti finanziari ci porta invece a commettere degli errori. Investire in economia reale è come se avessimo invece le mani legate, ci permette di non commetterli e quindi di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi che ci siamo prefissati nella pianificazione finanziaria. È chiaro che se ci sono dei vantaggi, ci sono anche degli svantaggi. Questo insomma è ovvio, è così dei tempi. E gli svantaggi di investire nell'economia reale sono rappresentati dal fatto che si tratta per lo più di soluzioni liquide. Quindi se abbiamo necessità di disinvestire questi capitali in un determinato momento, potremmo avere dei problemi in tal senso. Un altro svantaggio è quello che necessariamente bisogna affidarsi a degli specialisti per investire in questo mondo, proprio perché è un mondo complesso che richiede, oltre a grandi capitali, richiede anche delle conoscenze informative per poter accedere ed investire quindi nelle aziende non quotate. Un ultimo svantaggio, se me lo permettete, è rappresentato invece da alcuni limiti esistenti in termini di concentrazione. E mi spiego meglio, perché se da una parte è vero che l'organismo di vigilanza, nel caso specifico la Consob, negli ultimi anni ha permesso anche agli investitori retail di avvicinarci a questo mondo, non è possibile farlo senza misure di protezione. E quindi l'organismo di vigilanza ci comunica che possiamo investire soltanto una parte del patrimonio complessivo su questa nicchia di mercato. Questa è una forma di tutela del risparmiatore che la Consob ci impone. Adesso, al di là di tutto, quello che è importante poi sottolineare è come gli investimenti in economia reale rappresentano un sostegno fondamentale allo sviluppo dell'economia. Infatti, da una parte consentono agli imprenditori, ai titolari delle aziende, di accedere a forme di finanziamento
alternative rispetto a quelle del canale bancario, che ormai è sempre di più sotto pressione, e allo stesso tempo consentono di finanziare invece la crescita investendo in tutta in tutto il ciclo produttivo delle aziende. E a seconda del momento in cui questi fondi di investimento entrano nelle aziende, si dividono fondi di investimento in startup, in venture capital, piuttosto che in private equity puro. E quindi a questo punto possiamo definire i fondi di investimento in economia reale come un vero e proprio ponte che collega le esigenze dell'imprenditore con le esigenze del risparmiatore. Da una parte l'imprenditore che chiede sempre di più delle soluzioni per reperire delle risorse e dalla parte opposta il risparmiatore che invece chiede delle soluzioni di investimento alternative più redditizie, più stabili e decorrelate rispetto agli investimenti che già ha in portafoglio. Scusa Manino, scusa se ti interrompo, mi viene in mente, hai esaurito tutte le mie domande che mi ero preparata. Perdonami. No, però mi viene in mente, perché secondo te in Italia, che è un paese che si fonda sulla piccola e media impresa, questo tipo di investimenti sta conoscendo solo negli ultimi anni un'espansione? Pensi che tutta questa regolamentazione, che è molto forte in Italia, possa aver impedito fino a questo momento di un affermarsi di questo tipo di investimento, oppure ci sono altre ragioni secondo te? Ti ringrazio della domanda molto pertinente. Credo che le motivazioni siano molteplici. Sicuramente le forti barriere all'ingresso su questo mondo di investimento non ha facilitato in passato appunto prenderle in considerazione come investimento tradizionale, investimento principale. Ma credo che la forte resistenza sia dovuta più che altro a una questione culturale italiana. Questo è il mio punto di vista. Credo che oggi gli italiani ancora non siano pronti al 100% ad avvicinarsi a questa nicchia di mercato, ma lo vediamo molto banalmente da un articolo che leggevo questa mattina, in cui i depositi bancari sono aumentati ulteriormente rispetto all'anno precedente, e se non erro il valore si attesta intorno ai 1.600 miliardi parcheggiati sui conti correnti degli italiani. Quindi sono delle somme enormi che non vengono investite, che non vengono utilizzate per il nostro sistema produttivo. E quindi credo questo. Tra l'altro gli italiani ancora sposano la filosofia del mattone in modo consistente, e questo non aiuta sicuramente gli investimenti in economia reale e la spinta al nostro sistema produttivo. Non so se ti ho risposto, Valeria. Sì, no, assolutamente sì, ma nella vostra realtà professionale vi state aprendo a queste nuove forme di investimento, cioè Azimut ha risposto positivamente o è rimasta ferma, insomma, nelle forme di investimento tradizionali? Guarda, credo che un po' tutto il mondo dell'asset management si sta spostando gradualmente verso gli investimenti in economia reale. Azimut probabilmente, rispetto ad altri competitor, ad altri player, ha iniziato questo percorso, questo processo, con un po' di anticipo. Già nel 2014 aveva lanciato una piattaforma denominata Azimut Libera Impresa, che è in una fase di maturità probabilmente dagli ultimi 12 mesi, ed è appunto una piattaforma di strumenti e servizi che consente di coniugare le esigenze degli imprenditori con le esigenze dei risparmiatori. E all'interno di questa piattaforma sono stati lanciati negli ultimi anni diversi fondi di investimento che consentono l'accesso a questo nuovo mercato. Uno dei primi fondi è stato lanciato l'anno scorso, forse 18 mesi fa se non erro, e si chiama Azimut Demos, ed è a tutti gli effetti un fondo di private equity che ha l'obiettivo di partecipare in termini di maggioranza
al capitale di rischio di pochissime eccellenze italiane, con un unico obiettivo, quello di apportare risorse, di apportare management, di apportare internazionalizzazione, con lo scopo di sviluppare la crescita dell'azienda ed uscire dopo qualche anno con dei guadagni più consistenti rispetto a quelli che incontriamo invece sul mercato tradizionale. Questo è quello che fanno i fondi di private equity generalmente. Ok. Ok. Comunque non vorrei togliere tempo agli altri relatori e passerei la parola a Riccardo Greco che ci racconta qualcosa in merito ai fondi pensione invece. Grazie a tutti. Grazie, dottor Grazie Carlo. a te. Prego, Eccoci. Riccardo. Mi sentite? Benissimo. Allora, Grazie. per quello che riguarda i fondi pensione, per loro natura, si inseriscono in un discorso similare, cioè il fondo pensione, non potendo essere disinvestito immediatamente, permette non soltanto ai clienti di realizzare dei rendimenti che negli ultimi 10 anni sono stati sicuramente interessanti, mediamente 4% composto. Dalla Covip abbiamo queste notizie, ma permette anche ai gestori di gestire bene il denaro. Cioè, il discorso che faceva precedentemente Manilo è fondamentale. Negli anni passati, i premi Nobel che hanno assegnato a Modigliani piuttosto che a Friedman parlavano di un uomo razionale, di un investitore razionale. Dopodiché, grazie a una serie di crisi pesanti e a Kahneman, agli studi che quindi uno psicologo ha ottenuto il premio Nobel per l'economia, ci siamo accorti che l'uomo non è assolutamente razionale. Per questo deve essere assistito, deve essere guidato e a volte bisognerebbe, come dire, evitare che si possano compiere delle scelte che l'impulsività fa sì che vengano determinate e che creino delle grandissime problematiche. Un esempio su tutti, quando i mercati scendono, la maggior parte degli investitori va via, quindi vende a prezzi bassi, per poi rientrare nei momenti più alti. Sono 30 anni che navighiamo questa bellissima attività, è sempre stato così. Quindi alcuni strumenti, come ad esempio i fondi di private, quindi di economia reale, che sono per loro natura illiquidi, ed anche il fondo pensione, che per sua natura, da un punto di vista normativo, non può essere dal cliente movimentato, sottoscritto, disinvestito, reinvestito, permettono un mantenimento dell'investimento e la realizzazione non soltanto di un eccezionale rendimento rispetto ad altri strumenti, ma anche e soprattutto permettono di ritrovarsi qualche soldino. Da 30 anni mi occupo di questa attività, io sono nato con i fondi pensione professionalmente, perché i fondi pensione nascono nel 1993. Ebbene, la maggior parte delle persone che ha sottoscritto questo servizio è soddisfatto soprattutto della impossibilità, a volte, di aver usufruito di quel denaro, come dire, in tentazioni non sono mai caduti. Non so se riesco a spiegarmi, Valeria. Questo Certo, nel è senso un che elemento dà una stabilità fondamentale. nell'investimento, quindi impedisce di fare giochi, i giochi che Esatto. rappresentavi. Esatto. Io dico che il fondo pensione protegge il nostro denaro da noi stessi. E personalmente mi ci sono trovato. E vi racconto l'esperienza nel momento in cui ho fatto una prima operazione su, io chiaramente, insomma, sui fondi pensione ci investo in maniera sensibile, rilevante. Il primo momento che ho avuto la possibilità di utilizzare alcune somme, c'è stato un momento successivo di pentimento. È come quando noi abbiamo il salvadanaio, che penso che tutti noi abbiamo avuto, ci piace riempirlo, ci piace vederlo sempre più ricco. Quando lo andiamo ad utilizzare, non siamo poi così contenti di rivederlo, che è, come dire, meno pieno di prima. Non so se è vero.
Se vuoi chiedimi qualche cosa, non vorrei fare diciamo un'esposizione su fondi pensione che sarebbe... No, no, mi interessava anche in questo caso come i fondi pensione, anche i fondi pensione se si stanno avvicinando appunto al mondo dell'economia reale. Credo che con molta più fatica rispetto ai fondi di comuni di investimento, però leggevo di un'iniziativa anche di Cassa Depositi e Prestiti che intende... coinvolgere anche i fondi pensione in economia reale, quindi mi interessava capire come e con quali prospettive e se ci sono già iniziative di questo genere, forse sì. Anche le casse insomma dei professionisti, visto che sì. Il nostro pubblico sì. Sicuramente sì. È più formato da professionisti, avvocati, commercialisti, immagino, non conosciamo sì. Esattamente la composizione, però possiamo immaginare. Beh, allora, il fondo pensione si presta chiaramente ad essere investito in strumenti illiquidi, però dobbiamo fare anche un'altra considerazione, quindi non è soltanto la considerazione dell'investitore che ha dei limiti in quanto essere umano, ma è anche una situazione oggettiva, cioè noi veniamo comunque da un pregresso da decenni dove i rendimenti dei titoli di Stato erano alti, insomma la generazione, io dico dei miei genitori, si è formata con dei depositi che avevano rendimenti pazzeschi, quindi perché andarsi a cercare un'alternativa quando invece c'era già tutto bello e pronto il rendimento e anche la possibilità dell'utilizzo? Questo momento storicamente si presta in maniera perfetta, in quanto non soltanto adesso i tassi sono bassi, come diceva un intervento prima, adesso i tassi sono negativi, hanno emesso un BTP a 3 anni a meno 0.464, quindi noi abbiamo un cosiddetto titolo risk free che ci ridà meno soldi, e già lo sappiamo in anticipo, di quelli che gli abbiamo prestato. Ora, questa situazione, nel momento in cui scadranno nei prossimi 3 anni un mare di BTP che avevano precedentemente rendimenti più alti, ma che non li avranno più, automaticamente l'investitore comincerà a guardarsi intorno. E quindi sì, come dire, in maniera coatta dovrà andare a cercare delle forme di rendimento che possano essere soddisfacenti per un periodo medio-lungo, anche perché se andiamo a guardare la composizione del risparmio degli italiani, 1.700 miliardi, quelli che diceva prima Manilo, sui conti correnti, non hanno senso, perché sono delle risorse che non vengono impiegate, ma non vengono impiegate né per i depositanti né tantomeno per l'economia. Quindi esistono adesso ancora pochi, perché i fondi pensione oggi investono pochissimo nell'economia reale, ma investono poco anche nelle azioni, per quello che ci siamo detti prima, perché avevano comunque dei buoni rendimenti dalle obbligazioni. Mi pare che mediamente, se andiamo a fare proprio il rapporto di tutti i fondi pensione in Italia, il 50% è investito in obbligazioni. Allora, un investimento che per sua natura è di lungo periodo, per la metà in obbligazioni, non è coerente proprio con il protocollo di investimento Uniso 22222. Cioè, il lungo periodo normalmente viene riservato ai mercati azionari. Ora, da adesso in poi, ci sono tutte le condizioni per far sì che i fondi pensione possano andare ad aumentare un pochettino. Tra l'altro c'è la cassa forense, che è una delle casse più attive da questo punto di vista, perché al proprio interno la cassa forense gestisce 12 miliardi di euro, non sono pochissimi, e certo. Al proprio interno ha, mi pare, direi di no. Al proprio interno ha 80 fondi alternativi, quindi che investono in economia reale, quindi in strumenti alternativi, e ha uno statuto che gli consente di arrivare fino al 10% della propria massa in questa tipologia di strumenti. Noi, ad esempio, come Azimut abbiamo appena lanciato il nostro secondo fondo pensione, che sarà molto più orientato sugli strumenti di economia reale. Quindi abbiamo proprio voluto
non soltanto inserire all'interno del portafoglio di un fondo già esistente più titoli, abbiamo proprio creato un nuovo fondo di investimento che ha la, come dire, la direttiva, ha l'obiettivo di utilizzare molto di più l'economia reale. I fondi pensione, chiudo semplicemente dicendovi che sono uno strumento che noi italiani utilizziamo molto molto poco. Considerate che addirittura c'è stata la settimana scorsa, mi pare, un convegno nel quale c'era Gallo, che è il presidente di Cometa. Lui stesso si lamentava del fatto che il tasso di utilizzo del fondo pensione Cometa, Cometa è un fondo dei metalmeccanici, quindi è un fondo di categoria, lui stesso si lamentava del fatto che soltanto il 20% dei lavoratori utilizzava il fondo pensione Cometa, quindi gestiva il proprio TFR tramite un fondo pensione. Allora, io per esperienza, e chiudo, tranne le varie domande, per esperienza vi posso dire questo: adesso finalmente le persone con le quali noi ci interfacciamo, perché insomma abbiamo, sono 30 anni che incontriamo persone e parliamo di fondi pensione, adesso finalmente ci danno retta. Ma sapete perché? Ci danno retta perché i loro genitori hanno ottenuto dei buoni risultati dai fondi pensione. Allora guardano questo mondo con una certa serenità, in quanto noi come esseri umani tendiamo a non uscire dalla nostra zona di comfort, per cui non conoscendo un aspetto tendiamo a non volerlo prendere in considerazione. Quello che noi stiamo notando è che finalmente, quando andiamo nelle aziende a parlare con i dipendenti, finalmente ci ascoltano, ma ci ascoltano perché il genitore, perché il fratello maggiore, perché l'amico gli ha detto: guarda che io l'ho utilizzato e mi sono trovato bene. Ok, quindi confidiamo nel passaparola, nell'esperienza positiva che possa... Noi ci siamo. Okay. Noi ci siamo pronti, quindi siamo qui per questo. Grazie, grazie Riccardo, grazie Manino. Oh, Erika, se hai altre anch'io domande... Vi ringrazio. Okay. Anch'io vi ringrazio, anche perché sono temi che, come dicevo in apertura, sono purtroppo ancora molto poco conosciuti. Vorrei, anzi, ringraziando nuovamente il dottor Caputo e il dottor Greco, evidenziare come questo immobilismo che si registra sia dovuto da un lato a una certa impulsività al momento della scelta di investimento, per cui si orienta la propria volontà verso quello che sembra immediatamente più redditizio, senza comprenderne bene i perimetri, ma anche perché c'è spesso e c'è stato un importante problema di inadeguatezza tra i prodotti che venivano offerti e la clientela, e quindi una difficoltà di da una parte una scarsità di trasparenza e dall'altra quindi una difficoltà per il cliente di comprendere quale potesse essere il prodotto a lui più congeniale. E anzi, anche in questo senso, e soprattutto in questo senso, che io mi aspetto che l'avvocato Di Biase ci possa far comprendere in che modo la trasparenza di oggi dal punto di vista normativo si è traslata poi sul piano operativo e ha poi consentito anche alla clientela di aderire alle offerte con maggiore consapevolezza. L'avvocato Malika Di Biase è una specialista nella materia giuslavoristica e anche dottore di ricerca e cultura di ricerca nell'Università di Roma 3, e quindi ci potrà dare un contributo sia professionale che accademico su questa tematica, ed anche il suo ospite, l'avvocato Pellegrini, il quale è vice direttore dell'area normativa istituzionale di MEFOP, ci potranno consentire di comprendere in che modo la scelta del cliente possa essere orientata già in fase precontrattuale attraverso una trasparenza che sia rafforzata e che sia ben condivisa. Grazie Marica. Grazie Erika, ringrazio tutti gli ospiti per la partecipazione e gli utenti attualmente connessi. Come appunto emerso nei precedenti interventi, la questione dei fondi pensione deve essere analizzata anzitutto cercando di capire perché questi strumenti sono così importanti. In Italia in questo momento, soprattutto in questo momento,
caratterizzata appunto da un'epidemia a livello mondiale, il tema della pensione è sicuramente un tema di carattere emergenziale che coinvolge più di una generazione. Da una parte vi sono coloro i quali andranno in pensione nei prossimi anni e quindi devono fare i conti con un'età pensionabile in costante aumento e con un gap salariale sempre più importante, cioè la differenza tra quello che è il proprio stato, il proprio salario mensile e quello che sarà lo stipendio pensionistico. Dall'altra invece vi sono i giovani, cioè la popolazione attualmente attiva, la popolazione che attualmente lavora, che purtroppo non ha fiducia in una, nella continuità della legislazione in materia pensionistica e stanno sempre più maturando l'idea che di qui ai prossimi 30-40 anni, quando si spera naturalmente potranno accedere alla pensione, quella pubblica potrà non essere sufficiente o comunque potrà non essere sufficiente per tutta l'utenza. Per questo motivo prevedere degli strumenti di pensione integrativa diventerà una necessità sempre più importante. Come diceva il dottor Caputo, il dottor Greco, purtroppo non tutti prendono seriamente, realmente a cuore questa situazione. Leggevo anch'io in questi giorni di uno studio che è stato condotto lo scorso mese da una società di consulenza e gestione patrimoniale, secondo il quale a fronte di un 44% della popolazione italiana che esprime preoccupazione di fronte al tema pensionistico, soltanto il 35% si sta preparando con azioni concrete. Interrogati sul punto, cioè nel momento in cui è stato richiesto loro in che modo intendono finanziare il proprio pensionamento, gli italiani hanno risposto con un mix di strategie. Al 33% si piazzano coloro i quali ritengono che la prima fonte di reddito è ancora la prima casa. Al 18% invece sta risparmiando regolarmente, quindi il cosiddetto mattone, come diceva il dottor Caputo. Il 17% invece lavorerà oltre l'età pensionabile. Il 19%, quindi diciamo una percentuale non certo da record, sono coloro i quali hanno espresso l'intenzione di ricorrere alla pensione privata, per esempio appunto attraverso un fondo di pensione integrativo. Per questo motivo ho chiesto, e ringrazio l'avvocato Pellegrini per aver accettato, in che modo, come possiamo orientarci in questo mercato dei fondi pensione, come capire quali sono i costi, le caratteristiche dei comparti di investimento, se il comparto che scegliamo è quello più adatto a noi e alle nostre esigenze, se stiamo versando l'ammontare giusto di contributi. Quindi chiederei all'avvocato Pellegrini di poterti illuminare in tal senso. Grazie, intanto grazie per l'invito, complimenti per aver organizzato questo appuntamento e tanti altri che ho seguito nel corso del tempo. Il tema della cultura previdenziale è un tema essenziale, è necessario arrivare sui cittadini con queste informazioni. La pensione di base non sarà più sufficiente, passiamo al contributivo, il fondo pensione è necessario, e abbiamo il fondo pensione che è uno strumento a buon mercato, utile, a portata di tutti, e il problema però è arrivare alle persone e spiegare questi aspetti, che non è banale. I vantaggi fiscali sono enormi, insomma una serie di aspetti rilevanti. Quindi il primo problema, il primo ostacolo è far sapere alle persone che esiste il fondo pensione e che caratteristiche ha. Dal punto di vista della trasparenza, ma anche dal punto di vista dei costi, i nostri fondi pensioni sono, potremmo dire, i migliori in Europa, forse nel mondo. Sui costi, hanno costi molto contenuti anche rispetto ad altri strumenti del risparmio gestito ordinario, ma dal punto di vista della trasparenza in particolare abbiamo un livello di conoscenza, conoscibilità dei dettagli veramente molto, molto dettagliato. Tant'è che diciamo in questi giorni i fondi pensione stanno recependo una normativa nazionale comunitaria, la cosiddetta direttiva IORP 2, che tra le varie cose porta in avanti anche l'asticella della trasparenza da dare agli aderenti. Ecco, da questo punto di vista i nostri partner europei avranno una seria difficoltà ad arrivare a degli standard stabiliti dalla direttiva. Noi in realtà siamo già insomma sulla cresta dell'onda, sulla soglia. Dobbiamo fare qualche piccola modifica, però le informazioni sono già belle che disponibili. Quando io mi iscrivo a un fondo pensione,
quali sono le informazioni di cui dispongo? Sicuramente c'è una normativa molto dettagliata, che è la normativa della Commissione di Vigilanza, la COVIP, che impone di predisporre una nota informativa, che è un documento che contiene una serie di informazioni circa le caratteristiche del fondo. All'interno della nota informativa, per esempio, questo documento è fortemente standardizzato per consentire una confrontabilità tra i diversi tipi di fondi pensione. Troviamo informazioni relative ai comparti offerti, perché la persona che si iscrive a un fondo pensione può scegliere il comparto più adatto alle proprie caratteristiche. Troviamo un'informativa relativa ai costi, in particolare è elaborato un indicatore sintetico dei costi che ci dice alla fine quanto ci costerà il fondo pensione. Su questo, insomma, come dicevo prima, i nostri fondi pensione hanno costi molto, molto contenuti e molto bassi. Troviamo anche indicazioni sui contributi. Abbiamo in Italia diversi tipi di fondi pensione. Nel caso dei fondi di pensione di categoria, spesso la contrattazione collettiva prevede un contributo a carico del datore di lavoro, e questa è un'informazione che troviamo all'interno della nota informativa del fondo pensione di categoria, e che è un peccato sprecare. Ma altrettanto spesso troviamo casi di adesione collettiva a fondo aperto, dove poi le aziende, a livello, diciamo, di singola azienda, decide di ricreare le stesse condizioni anche rispetto al fondo pensione aperto. Quindi sono tutte informazioni che il fondo pensione è tenuto a darci e a mettere a disposizione sul proprio sito. Se vogliamo avere un'idea di questo tipo di informazioni, possiamo andare su Google, cercare i fondi pensione. L'elenco dei fondi pensione ufficiale è tenuto dalla Commissione di Vigilanza sul proprio sito www.covid.it, dove troviamo anche una serie di altre informazioni di carattere generale sulla previdenza complementare, dal livello più base, divulgativo, a livelli più avanzati. Però troviamo appunto questo tipo di informazione notevole. Quali sono i documenti? Quindi dicevamo nota informativa, troviamo anche la mia pensione complementare, che non è altro che un documento in formato tabellare, dove troviamo delle indicazioni, possiamo stimare qual è il livello di prestazione che ci darà il nostro fondo pensione a seconda di quanto decidiamo di contribuire all'anno e a seconda del comparto scelto tra i diversi tipi di comparti offerti dal fondo pensione. Quindi sono elementi, strumenti molto utili. La difficoltà però è conoscere il fondo pensione, sapere che c'è, conoscerne i vantaggi fiscali, che sono notevoli, sono veramente molto elevati, deducibilità dei contributi e tassazione delle prestazioni, che può arrivare anche al 9%. Quindi, insomma, noi quando facciamo un versamento del fondo pensione risparmiamo l'aliquota marginale, che può essere dal 38% in su, per essere tassati dopo 30-40 anni appena il 9%. Quindi sono vantaggi enormi, anche sulla stessa destinazione del trattamento di fine rapporto. Questo è un dato molto rilevante. E queste informazioni le troviamo nel documento sul regime fiscale del nostro fondo pensione. Sappiamo com'è andata la gestione, perché nella nota informativa c'è una sezione dedicata alle caratteristiche che hanno i comparti che il nostro fondo pensione ci offre. Sappiamo quali sono le rendite che potremo avere, perché c'è un documento sulle rendite. Sappiamo quando e in quali casi, attraverso quali documenti, potremo chiedere delle anticipazioni, perché c'è un documento sulle anticipazioni. Sappiamo come gestito nel dettaglio, perché adesso con la nuova normativa i fondi saranno tenuti a pubblicare sul loro sito il documento sulla politica di investimento. Quindi ci viene spiegato perché il fondo ha strutturato determinati comparti in quel determinato modo. L'altro aspetto, diciamo, rilevante è capire poi quanto contribuire, e in questo ci aiuta la mia pensione complementare, quel documento standardizzato, ma i fondi hanno sui propri siti anche dei simulatori che si possono utilizzare per capire quanta pensione in più riceveremo dal nostro fondo pensione, e anche il tema del comparto da scegliere. Il comparto da scegliere, quindi mi ricollego a quello che diceva Marilo, ma anche Riccardo, è un dato rilevante, perché se io ho un orizzonte temporale di 2 anni, nel senso che di lì a poco andrò in pensione, potrò scegliere un comparto molto prudente. Se invece ho un orizzonte temporale lungo, ma da 10 anni in più in su, chi va in pensione di più a 10 anni? Insomma, gli orizzonti possono essere anche molto più lunghi. Allora dovrò scegliere un comparto più adatto alle mie caratteristiche. Qui mi può aiutare sicuramente il consulente, però c'è uno strumento in più che è stato inserito ormai dal 2017, quindi ormai lo troviamo in tutti i moduli di adesione di tutti i fondi pensione, ed è il questionario di autovalutazione, attraverso 3 semplici domande, che sono, ripeto, presenti nel modulo di adesione di qualsiasi fondo pensione italiano, perché è un questionario standardizzato elaborato dalla Commissione di Vigilanza. Io otterrò un punteggio, e questo punteggio mi aiuta a scegliere il comparto più adatto alle mie caratteristiche. Non necessariamente sarà il comparto garantito,
anzi, tendenzialmente saranno comparti con contenuti, diciamo, di rendimenti attesi di maggiore volatilità, ma di rendimenti attesi maggiore. Io faccio qui, come mi ricordo quello che diceva Riccardo anche prima, anch'io spesso cito il mio esempio, io sono iscritto al mio fondo pensione dal 2002, ho fatto tutte le crisi possibili immaginabili, 2008, 2011, insomma, sali e scendi, però ho molti più soldi di quanti ne avrei avuti se avessi tenuto il TFR in azienda o se avessi investito per conto mio, avessi mantenuto sul conto corrente, non ne parliamo, però se avessi investito per conto mio. Qui abbiamo uno strumento preposto alla gestione del mio risparmio con finalità previdenziale vigilato da Covid con livelli di trasparenza elevatissimi. Un'altra domanda, Paolo. Quindi, è possibile anche seguire l'andamento dell'accumulo del mio fondo pensione nel tempo? Cioè, posso capire se il datore di lavoro ha versato e come va l'investimento? Sì, assolutamente sì, perché quando mi iscrivo al fondo pensione, sempre per regolamentazione COVID, quindi qui parliamo di regole applicabili a tutti i fondi pensione, il fondo pensione è tenuto a mandarmi una lettera di benvenuto con cui mi dà le credenziali di accesso a un'area riservata dove io poi verifico periodicamente che i contributi siano stati tempo per tempo correttamente accreditati e investiti. Qui c'è chi investe per conto proprio e quindi fa i suoi contributi, li deduce e li vedrà valorizzati nella propria area riservata del proprio fondo pensione. Quando abbiamo un datore di lavoro che versa sulla nostra posizione, vedremo periodicamente questi contributi versati e investiti. Qui chiaramente c'è da tener conto che c'è un lag temporale, nel senso che io ho le trattenute, parliamo di lavoratore dipendente, ho le trattenute nel mese di settembre, di ottobre, novembre, dicembre, ultimo trimestre, verranno versate a gennaio, quindi io ho la trattenuta a settembre e il versamento a gennaio, però a gennaio rivedrò il mio investimento versato e valorizzato. Questo noi lo troviamo nella nostra area riservata, ma lo troviamo anche nella comunicazione periodica annuale. Qui ancora una volta IORP2, l'Europa ci chiede di cambiare qualcosa sul tema della trasparenza. Quella che oggi è la comunicazione periodica annuale che viene mandata ogni anno entro il 31 marzo a tutti gli iscritti ai fondi pensione, si chiamerà prospetto delle prestazioni pensionistiche fase d'accumulo, insomma sostanzialmente la stessa cosa, dove io vado a trovare tutti gli investimenti valorizzati, vado a trovare anche se ho chiesto un'anticipazione, quando è stata chiesta, troverò tutte queste informazioni, quindi potrò monitorare l'andamento della gestione da ogni punto di vista. Ho accennato al tema dell'Europa, della IORP2, ci chiede qualche piccola modificazione, sostanzialmente riformulo un attimo il contenuto grafico delle comunicazioni che oggi vengono mandate, che però sono già molto ricche, insomma non si aggiunge null'altro in più di quello che c'era già prima, perché ripeto, noi, i nostri fondi pensioni italiani hanno un livello di trasparenza molto elevato rispetto agli standard europei. Troverò le stesse informazioni ma con una veste grafica un po' più rinnovata e diciamo attesa nei prossimi giorni questa nuova regolamentazione Covid che quindi si applicherà a partire dal 2021. E in più troverò anche delle altre informazioni in più, per esempio è richiesta una informazione 3 anni prima della pensione, cioè quando vado in pensione 3 anni prima della maturazione d'età per richiedere la prestazione pensionistica, il fondo pensione mi dovrà mandare un'informazione con cui mi dice quali sono le opzioni di uscita che ho. Fondo pensione, vuol dire rendita, ma non necessariamente, perché ci sono delle regole, montanti, soglie al di sotto delle quali si può chiedere una prestazione integralmente in capitale. Abbiamo le anticipazioni, abbiamo la rendita integrativa temporanea anticipata, che è una forma di uscita scaglionata fino ai 67 anni per accompagnarci alla pensione se ci troviamo inoccupati prima di aver maturato il diritto alla pensione. Quindi ci sono una serie di possibilità che abbiamo, ivi inclusa poi alla fine all'atto della scelta della rendita, noi possiamo optare per una delle diverse tipologie di rendite. I fondi mediamente offrono varie possibilità di scelta. C'è la rendita vitalizia base, c'è la rendita controassicurata, la rendita certa per X anni, insomma una serie di opzioni, la reversibile, una serie di opzioni che noi possiamo attivare, rispetto alle quali poi saremo informati puntualmente nel corso del tempo. Ok, quindi diciamo che il motivo principale per cui l'uomo della strada non aderisce è che evidentemente le informazioni da parte del datore di lavoro o da parte di chi dovrebbe essere preposto è perché non vengono effettivamente trasmesse, perché di fatto la gestione del fondo è ben fatta, il fondo esiste, serve, è conveniente ed è gestito bene, serve soltanto una migliore informazione.
Esatto, una più capillare diffusione della cultura previdenziale a partire dal bisogno di pensione, perché vabbè, ormai cominceremo a vedere i primi pensionati contributivi, quindi ci renderemo conto che la pensione non è più l'80% dell'ultimo stipendio, quindi ci renderemo conto che c'è questa necessità. Però c'è anche il tema che è necessario conoscere questo tipo di strumenti. Devo dire che dalle nostre indagini chi si è iscritto a un fondo pensione e chi è più diciamo, informato, più istruito, più ha avuto insomma, contatti con locatori professionali, col mondo sindacale a seconda dei casi, e chi si è iscritto a un fondo pensione poi è particolarmente soddisfatto. Mi ritrovo in quello che diceva Manuele Riccardo, è particolarmente soddisfatto e anzi pensa di incrementare i contributi da versare. La piattaforma di disponibilità non è altissimo, poi dipende dalle tasse, sono 10 milioni di vecchie lire. Però è importante poterlo sfruttare, cercare di sfruttarlo al massimo secondo le proprie possibilità, perché più versiamo, più sarà alto il montante che abbiamo messo da parte, gestito bene, sotto la vigilanza della Covid, con il massimo della trasparenza, con costi contenuti e che possiamo soprattutto monitorare nel corso del tempo attraverso le comunicazioni periodiche annuali e l'area riservata. Ok, io ti ringrazio Paolo. Erika, se hai altre domande, Anch'io, altrimenti. no, anzi, io vi ringrazio, ringrazio l'avvocato Pellegrini, ringrazio te perché ancora una volta mi pare confermato che questo mito dell'homo economicus, che correttamente il dottor Greco criticava, potrebbe forse essere in qualche modo riscattato attraverso un'informazione finanziaria che possa realmente superare l'analfabetizzazione, che è il primo limite ad un investimento e delle scelte anche previdenziali che siano adeguate e che siano quindi razionali in senso positivo del termine. Proprio in questa prospettiva io passerei la parola all'avvocato Augello che ci consentirà di comprendere in che modo questa attuale situazione possa trovare un ponte con il mercato immobiliare. Si è detto dall'inizio che si tende a ritenere che l'investimento immobiliare debba essere in qualche modo scardinato, superato verso un investimento che sia più al passo rispetto all'economia reale attuale, e forse ci sono delle nuove prospettive che consentono di convergere le tensioni e quindi e comprendere in quali modi ci si possa agganciare all'attuale situazione, quindi ad un sistema anche del mercato creditizio e dei mercati tutti piccoli, in sistema immobiliare, verso un investimento che possa contemperare entrambe le situazioni. L'avvocato Augello, ricordo che è dottore di ricerca specialistica in diritto bancario e finanziario, e quindi ben può consentirci di comprendere l'attuale situazione dalla sua prospettiva e da quella del suo ospite, il dottor Pronio, che è specializzato nella materia immobiliare, perché ci espone come rappresentante di Remax quale possa essere una giusta prospettiva in questo senso. Quindi vi lascio spiegarci. Allora, buonasera, mi chiamo Valentina Augello, sono avvocato del Foro di Roma e attualmente collaboro con lo studio Lepore. Sono specializzata in diritto bancario dei mercati finanziari e sono anche il segretario generale di AS Finanza e Consumo. E durante lo svolgimento della professione, in questi anni, ho potuto assistere a una sempre maggiore crescita dell'attivo deteriorato delle banche, proprio perché sono impegnata nel contenzioso in diritto bancario, che in questi anni, anche parallelamente all'aumento dell'attivo deteriorato delle banche, è cresciuto anche il contenzioso bancario. E quindi ho avuto modo di constatare nella prassi di tutti i giorni come, a partire dal 2008, da quando c'è stata la crisi dei mutui subprime, sempre più persone entrano in uno stato di sofferenza e non riescono più a far fronte ai loro impegni di pagamenti assunti con le banche. Parallelamente però a questa difficoltà è cresciuto anche un impegno a dare risposte a queste problematiche e gestire in modo più efficace tale realtà. E quindi per questo che
ho ritenuto che potesse essere un argomento di interesse in questo convegno parlare dei fondi comuni di investimento alternativi che hanno ad oggetto proprio i crediti deteriorati ceduti dalle banche. E ho preparato anche delle slide per, diciamo, poter essere eseguita con maggiore facilità. Quali sono le caratteristiche di questi fondi? Fondi, ripeto, fondi alternativi che hanno ad oggetto i crediti deteriorati delle banche. Allora, vediamo se riesco a far scorrere le slide. Giorgio, soccorrimi. Devo andare a pagina 9. Ok, allora, allora si tratta di fondi chiusi, quindi che prevedono un investimento per un determinato periodo di tempo e distribuiscono gli utili derivanti da questi investimenti al termine di questo periodo, che hanno oggetto crediti deteriorati. Sono normalmente riservati ad investitori professionali, quindi banche o altri investitori di questo tipo che possono avere una conoscenza approfondita dell'investimento e del rischio a cui vanno incontro, che può essere alto in questo tipo di attività. Giorgio, scorri una pagina. Ok, quali sono i crediti deteriorati? Si distinguono in due categorie essenziali, gli NPL e gli UTP, gli NPL non performing loan. Che sono catalogati con questa terminologia quei crediti su cui le banche che sono divenuti inesigibili per le banche, cioè non possono essere restituite le somme di denaro dal debitore spontaneamente e la banca si trova costretta a ricorrere a procedure esecutive o procedure concorsuali. Gli UTP invece sono gli unlikely to pay, cioè sono i crediti su cui è prevista un'inadempienza probabile del debitore che si trova semplicemente in stato di temporanea difficoltà, ma che potrebbe risollevarsi dalla propria condizione di cattivo pagatore. In questo quadro, gli operatori che intervengono nel mercato finanziario hanno colto un'opportunità di guadagno. E cioè collegata alla possibilità di intervenire attraverso una gestione qualificata di questi crediti deteriorati per riportare il debitore in bonis. In particolare, non tanto per quanto riguarda i crediti deteriorati NPL, su cui ormai c'è una situazione compromessa, ma soprattutto per quanto riguarda gli unlikely to pay, in quanto attraverso una gestione di questi fondi con uno studio di strategie industriali, uno studio di soluzioni su economia di scala, eccetera, eccetera, e può riportarsi il debitore in bonis e quindi ottenere sia il pagamento del debito originario contratto con la banca, e sia riconsentire al debitore, all'imprenditore, di ritornare attivo sul piano dell'economia reale. E come avviene come vengono strutturate queste attività di gestione dei fondi che hanno ad oggetto crediti deteriorati? L'SGR praticamente raccoglie le sottoscrizioni delle quote, quindi raccoglie risorse finanziarie attraverso queste sottoscrizioni. Le risorse finanziarie vengono utilizzate per comprare questi crediti deteriorati delle banche, che non sono normalmente comprati direttamente presso le banche, ma vengono acquistati utilizzando come mediatore delle società veicolo che cartolarizzano i crediti e quindi realizzano un'operazione di astrazione
del credito ceduto. Dopodiché l'SGR normalmente affida mandato ad un cosiddetto master legal, e cioè un soggetto che si occupa per conto dell'SGR di attuare il business plan che viene ideato, elaborato dall'SGR per riportare in bonis questi debitori ceduti e consentirgli così di non cadere nella difficoltà delle procedure concorsuali o di una procedura esecutiva, ma risollevarsi prima. Quindi questo master legal a cui viene affidato questo importante incarico generalmente costituisce delle equip di professionisti che sono competenti per diversi settori al fine di portare a compimento il business plan. Nell'ambito di questi professionisti che vengono incaricati dal master legal, un ruolo molto importante può essere svolto dai professionisti dell'immobiliare, in quanto, come sappiamo, alle posizioni di debito importanti sono anche collegate delle garanzie reali importanti e quindi attraverso una valorizzazione degli immobili collegati per via delle garanzie al credito ceduto, possono realizzarsi delle operazioni interessanti che consentono appunto all'imprenditore di rientrare nella propria esposizione debitoria e quindi ritornare operativo nell'ambito dell'economia reale. Ho trovato questo strumento dei fondi alternativi dedicati agli UTP molto interessanti perché in questo quadro sembra quasi che può dal privato, no? Da forme di cooperazione orizzontale tra privati, possa arrivare una soluzione importante anche per risollevarsi un po' dall'economia, dalla crisi economica che ci ha investito ormai da anni e quindi di sopperire anche a delle carenze purtroppo che si registrano negli ultimi anni da parte delle istituzioni pubbliche. Quindi ho invitato a partecipare al convegno Massimiliano Pronio, che è un esponente della Remax Italia, e la Remax è un network immobiliare che forse non ha bisogno neanche di presentazione, in quanto è una dei network più importanti anche sotto il profilo internazionale. E quindi volevo, ecco, cedo la parola a Massimiliano Pronio, che può proprio raccontarci le evoluzioni della professionalità in ambito immobiliare alla luce anche di queste emergenze che insorgono e queste opportunità che si presentano. Buonasera, ringrazio Valentina, l'avvocato Valentina Augello, e ringrazio di essere stato ospitato dalla AS Consumo, Finanza e Consumo in questo interessantissimo convegno online. Con l'avvocato Valentina Augello abbiamo avviato da ormai qualche mese un dialogo molto approfondito proprio su quanto lei stessa stava poc'anzi molto ben accennando ed esponendo, confrontandoci appunto su quella che potrebbe essere, come possiamo dire, l'importanza di una figura professionale nell'ambito del team del Legal Master, proprio in quella che comunque andrebbe ad essere la gestione del prodotto immobiliare che è appunto proveniente dai crediti deteriorati. Ovviamente
Ovviamente io faccio parte, sono un consulente immobiliare, opero in questo settore da ormai oltre 30 anni, faccio parte del gruppo Remax Italia, nello specifico la Remax poi è una rete mondiale, in realtà siamo il primo gruppo mondiale presente in oltre 190 paesi, siamo oltre 200.000 operatori immobiliari ed è una rete totalmente interconnessa. Io sono inserito all'interno di una delle top agency italiane ed europee, che nella fattispecie è la Remax Key House. Il nostro broker è il dottor Alfredo Casarelli, che purtroppo questa sera sarebbe dovuto intervenire, ma ha avuto, gestendo una rete di quasi circa 100 consulenti immobiliari, lui personalmente ha sempre molti figli a cui dover dare ovviamente assistenza ed essere presente. Con appunto l'avvocato Valentina Augello abbiamo avviato da diversi mesi questo dialogo proprio per cercare di comprendere e capire come valorizzare, come legare la figura dell'agente immobiliare attraverso il network proprio nell'ambito della gestione soprattutto degli UTP, unlikely to pay. Io però vorrei un attimino fare una piccola digressione. In realtà io opero in questo settore da oltre 30 anni. Ricordo che quando da giovanissimo approcciai a questo settore, in realtà il mondo del credito bancario rivolto alla garanzia reale del prodotto immobiliare era già fortemente in crisi. Ricordo che c'era il FONFA, il credito fondiario, che era pieno di immobili, di incagli, appunto di mancati pagamenti. Devo dire che c'è stata una sorta di trasformazione. Ricordo che all'epoca i mancati pagamenti rispetto alle garanzie reali, quindi ai crediti concessi, rappresentavano per la maggior parte il patrimonio immobiliare familiare delle persone, quindi magari soggetti privati che non erano riusciti appunto a pagare le rate di mutuo e quindi poi erano entrati nel contenzioso. In realtà all'epoca questo, per quelle che sono un po' le mie reminiscenze, si verificava per il semplice motivo che in quell'epoca innanzitutto i valori immobiliari, seppur più bassi rispetto a oggi, ma comunque rapportati in proporzione, erano sovrastimati e devo dire che era anche sovrastimata la capacità di restituzione del credito da parte delle banche stesse. Nel corso degli anni c'è stata una grande trasformazione e le banche hanno diminuito quella che comunque era la valutazione del soggetto, del cliente e quindi la sua capacità di restituzione. Al tempo stesso però si è invertita molto l'accesso al credito, che è diventata più una sorta di ricorso al finanziamento, conferendo la proprietà immobiliare, soprattutto da parte delle imprese, perché comunque nel corso degli anni l'Italia ha conosciuto diverse crisi. Io ricordo anche quella del 94-95, ricordo quella poi successiva dei primi anni 2000 e così via, fino ad arrivare alla grande crisi mondiale del 2008, scandalo Lehman Brothers, crediti deteriorati e quant'altro, e che purtroppo poi ha caratterizzato il mercato immobiliare e il crollo del mercato immobiliare negli ultimi 10-12 anni fortemente. Ci stavamo risollevando nel 2019, che aveva in qualche modo segnato un'inversione di tendenza, un 2019 molto interessante, che sul piano del numero delle transazioni immobiliari aveva recuperato tutto quello che aveva perso nei 10 anni precedenti, ma si è affacciata all'alba di questo 2020 purtroppo una crisi, ahimè pandemica mondiale,
che di fatto ha cambiato, sta cambiando e cambierà il volto del mondo, il volto dell'economia, il volto dell'economia reale e sicuramente anche le prospettive future. La verità però qual è? È questa, a mio modesto parere, per quelle che comunque sono le esperienze che raccolgo quotidianamente ormai da decenni, perché essendo un commerciale puro, io sono a contatto quotidianamente con le aziende, le imprese, con i clienti. In realtà purtroppo il vero grande problema è che appunto molto spesso negli ultimi anni sono stati conferite proprietà immobiliari a fronte di necessità di accesso al credito, quindi per finanziare le aziende e le imprese, ma a questo purtroppo non è, direi quasi mai, non è stata corrisposta la risposta per quanto riguarda una progettualità di progetto di economia nazionale, di crescita e di sviluppo, e quindi le aziende in qualche modo molto spesso hanno inseguito il loro progetto imprenditoriale però in maniera totalmente, come posso dire, poco assistita o comunque dissociata rispetto a quella che era la realtà che andava formandosi. La verità è anche questa. UTP è sicuramente uno strumento estremamente interessante per poter in qualche modo, da una parte, il sistema bancario recuperare il credito concesso, ma al tempo stesso anche per poter salvare tutta quella pletora di imprese, di imprenditori e di investitori immobiliari che in qualche modo potrebbero avere delle chance per il futuro. Però dobbiamo anche dire una cosa, ed ecco qui il punto focale sicuramente che ha visto l'avvocato Valentina Augello e me in questi mesi passati confrontarci. Dobbiamo dire che la verità è che noi ci troviamo di fronte a un patrimonio immobiliare che probabilmente 10, 15, 20 anni fa aveva un suo senso, un suo significato, aveva motivo di essere e di esistere. Oggi noi ci troviamo di fronte a un mondo che in qualche modo ci si prospetta davanti molto molto diverso, molto cambiato. Abbiamo un futuro che cambierà. Stiamo in questo momento facendo un convegno non più in presenza ma online, da remoto. Sappiamo che abbiamo una pubblica amministrazione che vuole andare verso un 75% di lavoratori da remoto, quindi lo smart working, e quindi conosceremo nei prossimi anni sicuramente interi edifici che si svuoteranno e che di conseguenza non avranno più motivo di essere e di esistere. Per cui il credito deteriorato che verrà conferito alla SGR e attraverso il Legal Master dovrà in qualche modo essere ricollocato, ripensato, ridisegnato, avrà un grande problema a nostro diciamo modesto parere, e cioè quello di essere anche appunto reinventato. Perché molto facciamo degli esempi. Oggi noi sappiamo che c'è il comparto turistico ricettivo attraverso ad esempio tutti gli immobili degli alberghi che purtroppo è in grossa e in forte crisi. Molto probabilmente nei prossimi anni moltissimi di questi alberghi dovranno essere ceduti sul mercato. Ma sì, noi cosa facciamo? Andiamo a cedere un albergo che oggi non ha motivo di quasi esistere e molto probabilmente domani non avrà più una collocazione turistica alberghiera? Ma come albergo noi possiamo parlare anche di industrie, edifici industriali, ex capannoni industriali, cioè qualsiasi tipo di proprietà immobiliare che ieri aveva un senso, un significato e un percorso e anche una progettualità economica, oggi non ce l'ha più.
Ecco qui la figura del professionista immobiliare che quotidianamente è nel mercato, capisce, conosce e sente quella che comunque è il senso della trasformazione e in qualche modo può anche indirizzare appunto creare un percorso e una via di quella che potrebbe essere la trasformazione d'uso, la trasformazione della categoria catastale di quel tipo di proprietà immobiliare. Perché noi oggi non possiamo pensare che se abbiamo ad esempio degli edifici industriali che fanno parte di un credito deteriorato conferito a una SGR e li andiamo a porre sul mercato, troveremo qualcuno pronto a recepire, perché se quell'azienda è fallita all'interno o sta fallendo all'interno di quelle strutture immobiliari, molto probabilmente questo è accaduto e sta accadendo perché comunque quel tipo di settore merceologico, quel tipo di industria non ha più motivo di esistere, per cui noi dovremmo conoscere la trasformazione di certi beni. L'Italia è piena nei diversi comuni di proprietà immobiliari che non sono più utilizzabili e fruibili, hanno bisogno di essere ripensate e riconvertite. Ma qui io apro anche un altro punto di domanda che ovviamente non intendo esaurire in questa sessione, ma potrebbe diventare anche uno spunto per un futuro incontro convegnistico. Noi abbiamo anche una grande problematica, e cioè oggi l'impresa, l'economia, le aziende hanno bisogno di velocità, di tempi rapidi, e ogni volta che noi abbiamo a che fare con una situazione immobiliare ci troviamo di fronte allo Stato, di fronte a uno Stato che è estremamente burocratizzato, che è una macchina lenta e farraginosa, che è una macchina che non è quasi mai in grado di dare risposte immediate. Se voi pensate che a Roma per poter ottenere un permesso a costruire ci vogliono minimo tempi medi 2 anni, beh, considerate che oggi gli investitori non sono assolutamente interessati a immobilizzare i propri capitali per poter poi aspettare molto probabilmente che un comune piuttosto che una regione o comunque un ente proposto conceda delle licenze edilizie o anche altro genere di pratiche tecniche urbanistiche. Quindi questo è un grande problema, e cioè il debito che si è venuto a creare, il bene che viene conferito alle SGR e il team del Legal Master che deve non solo rivedere e ripensare l'operazione, come può essere ricollocata e ricollocabile nel mercato, ma deve anche considerare quelli che sono i tempi e le tempistiche che purtroppo sempre troppo spesso e noi lo viviamo tutti quanti i giorni, ma questo non capita solo quando dobbiamo pensare di riconvertire un'ex industria piuttosto che dei capannoni industriali in un'altra categoria catastale e destinazione urbanistica. Questo capita anche quando un singolo cittadino oggi deve vendere la propria casa, il proprio immobile, e deve andare a chiedere, ad esempio, perché lo richiedono i notai, lo richiede la normativa, i progetti originari di edificabilità. Bene, oggi voi considerate che per ottenere dei progetti originali di edificabilità del magari di 30, 40, 50 anni fa, passano non meno di 8 mesi, 10 mesi, forse anche un anno. Questi sono i tempi di risposta della pubblica amministrazione. Quindi ecco qui l'importanza, a parere nostro e comunque in cui abbiamo convenuto con l'avvocato Valentina Augello ormai in questi mesi, di quella che potrebbe essere la partnership con non solo il soggetto professionista immobiliare, ma il professionista immobiliare inserito in una rete non solo nazionale largamente diffusa e capillare, ma mondiale.
perché qui c'è anche da dire una cosa: noi negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto che l'investitore immobiliare non è più soltanto quello locale, Roma su Roma, Milano su Milano o Roma su Milano, ma a buon bisogno è l'investitore estero che decide di investire in un altro mercato, in un'altra nazione, che può essere Roma, che può essere Milano, che può essere Bologna, che può essere Palermo. Quindi la partnership e la presenza nel team di un soggetto professionale immobiliare organizzato con una rete, con un brand come può essere Remax, ma non solo Remax, ovviamente io propongo il nostro brand, è una, non l'unica, ma una delle risposte fondamentali per poter poi realizzare l'obiettivo che le SGR e quindi i fondi di investimento immobiliare si pongono per il recupero del credito non appunto saldato. Ecco, questa è, in sintesi è un po' l'interesse che io avevo nel cercare di trasferire quelli che appunto sono stati gli spunti avuti nei mesi passati con l'avvocata Augello. E credo appunto che una rete immobiliare fatta di professionisti che quotidianamente si confrontano con il tema immobiliare, con il mercato, con le trasformazioni, con le problematiche appunto di cui ho semplicemente accennato, possano essere una risposta qualificata e qualificante per far sì che una progettualità di questo genere possa in qualche modo aiutare a risollevare l'economia reale del paese. Termino anche dicendo una cosa molto importante. Il professionista immobiliare non può essere e non deve essere visto solo come un cercatore di business puro, senza diciamo una morale, un'etica professionale ed economica. Il professionista immobiliare ha, nell'ambito di ovviamente quello che comunque è il comparto corporate nel settore immobiliare, ha la grande occasione, la grande possibilità di contribuire nella crescita e nello sviluppo futuro del nostro paese, partendo purtroppo dalle crisi che ci hanno caratterizzato e ancor peggio l'ultima, deve porsi anche una problematica di etica e di business sociale. Noi abbiamo bisogno di ricostruire un paese nelle diverse località. Noi conosciamo città piccole, medie o grandi che ancora hanno bisogno di essere riqualificate, dove esistono interi quartieri che sono non sono fruibili per servizi, non hanno diciamo tutta una serie di opportunità che invece sono fondamentali, perché il valore immobiliare, il successo di un'operazione immobiliare non è data soltanto dai centri delle città o dai quartieri diciamo come possiamo dire nobili delle città. In realtà le città si stanno espandendo sempre di più verso le periferie, hanno bisogno di essere riqualificate e attraverso questo anche ripensate per una socialità maggiore, un modo di vivere e una possibilità di poter essere vissute più a dimensione d'uomo, che abbia ovviamente anche l'opportunità dei servizi. Abbiamo periferie che non hanno servizi, non hanno collegamenti, non hanno nulla. Ecco, l'agente immobiliare, il professionista immobiliare, la rete immobiliare ha anche questa funzione. Io personalmente nel corso degli anni passati ho avuto opportunità di occuparmi e di concludere operazioni immobiliari di un certo respiro, pensando anche non soltanto al business, cioè all'ottenimento economico, ma pensando moltissimo a come potevo migliorare quel luogo, quel quartiere. Tantissimi anni fa, nel quartiere Esquilino di Roma, ebbi modo di
fare un'operazione immobiliare molto bella che ancora oggi ha un suo senso e un suo significato, una ex caserma a pochi passi dalla stazione Termini, in un quartiere che purtroppo, ahimè, molto degradato. Questa ex caserma fu riconvertita consegnandola all'Università La Sapienza di Roma. In tutta onestà devo dire che mi fu chiesta per aprire un centro commerciale e devo dire che avrei avuto anche dei guadagni anche più significativi. Io però, siccome amo il mio paese, amo la mia città e non posso coniugare soltanto le operazioni immobiliari per il business, pensai che un'università potesse riqualificare meglio quel quartiere. In parte ce l'ho fatta, oggi migliaia di studenti studiano in università piuttosto che studiare nei cinema come accadeva all'epoca e anche in questo senso la presenza di professionisti immobiliari che hanno anche un'etica possono sicuramente in qualche modo far sì che questi crediti deteriorati conoscano un respiro differente. Grazie di questa opportunità. Grazie, dottor Fronio. Valentina, tu hai delle domande da porre? No. Grazie Massimiliano e riprenderemo poi anche magari con incontri successivi questi tuoi spunti molto interessanti. Sì, molto, molto interessanti davvero, che anzi l'avvocato Lepore ci aiuterà ulteriormente ad ampliare, visto che ancora si rimane nel campo dell'SGR, quindi il suo intervento sarà focalizzato proprio su consentirci di comprendere ancora quali siano i meccanismi, e in particolare ha invitato per noi il dottor Calarco di Ethica Capital, appunto SGR, che ci potranno dare il loro contributo al dialogo. Grazie Erika, grazie mille. No, io non farò nessun intervento perché ho detto quello che dovevo dire e volevo solo presentare e fare le domande, qualche domanda al dottor Calarco. Permettetemi però prima di fare una parentesi domestica all'interno di questo convegno. Volevo salutare un componente del comitato scientifico, parlo di Marco De Fazzi, che oggi sarebbe dovuto stare presente tra noi, ma ha avuto non un piccolo ma un importante intervento e che l'ha messo un attimo in panchina, ma già carcere per poter rientrare in gioco, e lo devo salutare pubblicamente perché era veramente una colonna del comitato scientifico. Chiusa questa breve parentesi, sono rimasto affascinato degli interventi di tutti. Mi collego un attimo a quanto detto dal dottor Pronio in chiusura. Non solo c'è questo ritorno all'immobiliare pubblico, ma ho visto, e ci abbiamo la prova con la questione Stadio della Roma, questo gare tra pubbliche amministrazioni per attrarre investimenti nel proprio territorio. Cioè Fiumicino farebbe i salti mortali per concedere quello che Roma non è riuscita a concedere in 10 anni, cioè un permesso a costruire, e sono sicuro che in determinate aree si riuscirebbe ad ottenere in tempi molto più brevi. Cioè le amministrazioni virtuose stanno cercando di cogliere proprio questa opportunità in ambito immobiliare, assolutamente, però parliamo sempre di amministrazioni virtuose. Cambiando discorso, volevo ritornare a quanto avevo detto nell'introduzione, ovvero l'importanza di tornare a un'economia reale e oltretutto a forme di investimento reali. E per questo avevo chiesto, perché affascinato proprio da quello che loro fanno quotidianamente ormai da anni, l'intervento del dottor Carlo Caratco, che è presidente di Ethica Capital, perché loro proprio sono stati tra i primi ad aver creato dei fondi di investimento su cose reali, consistenti. Ricordo tra tutti l'Ethica Gold Fund,
che era proprio il primo fondo basato non sull'oro virtuale, ma sui lingotti, cioè sulla realtà di oro vero. Quindi volevano sapere da loro la loro esperienza, che per noi è veramente innovativa, ma è quello dove si stanno adesso spostando tutti, come abbiamo sentito dagli interventi precedenti. Buonasera, allora, avvocato, grazie per l'invito. Un saluto particolare a tutti i partecipanti che ancora restano aggrappati, malgrado le argomentazioni abbastanza corpose. Non me ne vogliono le signore. Un saluto particolare ai due consulenti finanziari, a Manilo e a Riccardo, perché io arrivo proprio da lì e sono passato dall'altra parte della barricata, quindi esperienza da consulente finanziario trentennale. Qui l'avvocato Lepore devo ringraziarlo ancora una volta perché mi ha dato un assist su quella slide all'apertura dei lavori che ha fatto vedere dove i mercati azionari negli ultimi 10 anni hanno lavorato in maniera decisamente alterna e quindi non sappiamo realmente, lo sappiamo quanto si è guadagnato e quando, in quali momenti si è entrati, perché mi ha fatto ricordare il mio inizio di attività lontano 1987, dove per circa 20 anni non si riusciva a dare nessun rendimento ai clienti perché i mercati azionari andavano malissimo e qualcosa la davano gli obbligazionari, ma i consulenti finanziari, se devono portare qualcosa a casa, devono gioco forza lavorare sui fondi azionari, perché l'obbligazione pagava veramente poche. E comunque tra tutte gli appunti che ho preso, tra tutto quello che si è detto, ce ne sono veramente tanti, ci sarebbe da parlare per un paio di ore, anche il concetto, anche il fatto che il mercato è abbastanza difficile, quindi immaginate alla fine degli anni 80-90 quanto le banche fossero contro i consulenti finanziari e quindi quanto se ne diceva peste e corna su quello che si andava a vendere, soprattutto quando un cliente non aveva un conto corrente ed era obbligato a chiedere un assegno circolare in banca, apri di cielo, non tornava più quel cliente perché la banca gliene diceva di tutti i colori per non fargli fare quell'investimento e il 90 su 100 si perdeva. Dottor Lepore parlava di essere stato rimasto affascinato dal nostro fondo in gold e forse anche da un altro fondo che darò anche un piccolo accenno. In base a quello non doveva fare l'accenno, me l'aveva detto. Lei lo sa che è quell'altro che mi ha affascinato. Sì. Magari poi sembra che si parla di anteprima mondiale, quello che si è fatto in realtà è davvero, sia con i lingotti che con le macchine vintage, è davvero un'anteprima mondiale. Con i lingotti io ho lasciato il Monte Paschi, gestivo un gruppo abbastanza corposo con circa 600 milioni di gestito, lasciai il Monte Paschi a fine metà del 2013 per dedicarmi qui in Svizzera, perché tra l'altro volevo, per una questione di qualità della vita e tutto il resto, burocrazia quasi zero rispetto all'Italia per quella che è la nostra attività. Siamo partito con un prodotto dove tutti i colleghi italiani, ce ne sono tanti che conosco, che mi conoscono, mi diedero del folle. Iniziai con i lingotti d'oro da investimento, quindi passai da tutto il virtuale, che era il mondo della finanza, fondi, gestioni, assicurazioni, tutto quello che parliamo, certificati di deposito, bond, tutto quello che concerne il nostro mondo, partì con un bene reale. Quindi la gente non riusciva a capire, il risparmiatore più che altro non riusciva a capire quale fosse la differenza tra l'acquisto di un bene reale e l'acquisto di un fondo comune. Il fondo comune è semplicemente delle carte, tutto virtuale, acquistando il lingotto o un bene reale che in mano è tangibile, lo prendo e ce l'ho qui. Da lì è nato anche l'idea, che tra l'altro è stato sempre il sogno di ogni consulente finanziario, quello di mettere su un fondo di investimento. Quindi mentre prima dialogavo con i direttori commerciali di tutte le società di gestione, da Invesco a BlackRock, che cercavano di vendere i loro prodotti, mi trovo dall'altra parte e a cercare di vendere il nostro fondo, dove realmente
parrebbe che sia l'unico al mondo con il sottostante lingotti d'oro, perché il cliente compra con il suo versamento, compra un tot di lingotti d'oro che vengono depositati presso la banca. Quindi la gestione del fondo è decisamente relativa, perché il prezzo dell'oro è unico in tutto il mondo e non c'è una quotazione europea, americana o italiana o albanese. La quotazione ad oncia in dollari viene effettuata sia a Londra che a New York, quindi è unica a livello mondiale. Quindi la gestione è relativa, per quel 20% che deve restare in liquidità perché obbligati dai regolamenti, ma c'è sempre un però. Ritornando sempre indietro, mi guardavo e mi chiedevo perché un cliente dovesse investire e non avere la certezza di un rendimento quando i mercati altalenanti hanno sempre questa possibilità di perdita. E quindi, essendo partito da zero e non avendo visto risultati, soprattutto il primo ventennio di questa attività, dovevo capire cosa poter dare al cliente nei momenti negativi di mercato. Questo fondo, in realtà, il cliente ha la possibilità di disinvestire la quota, parte totalmente o parzialmente, dell'importo investito, perché si trova in quel momento, ha la possibilità di ricevere a casa l'equivalente dell'importo richiesto in lingotti d'oro. Qualcuno mi chiede qual è la differenza, cosa cambia? Cambia tantissimo, anche se sembra veramente una virgola, perché se il cliente che ha investito 100.000 euro, faccio un esempio banale, che ha investito 100.000 euro un mese fa e all'improvviso ha bisogno, perché accade, perché noi lavoriamo per esigenze, pianifichiamo, ma in realtà molte di queste pianificazioni poi sballano, perché il cliente dopo 15 giorni nasce una criticità, una problematica di cui ha bisogno parte dell'importo, no? Quindi negli ultimi 20 giorni il mercato azionario mi ha fatto un mercato dell'oro, la quotazione dell'oro mi ha fatto un meno 20, quindi su 100 lire investite io me ne ritrovo 80. E se al cliente ne servono 30, io per primo dirò al cliente: disinvesti tutto, fatti arrivare l'oro a casa, perché tanto, per come funziona questo mondo, prima o dopo quella parte restante che lascerai, che non ti servirà per la tua spesa improvvisa, quella parte prima o dopo risale, quindi io comunque recupero anche la parte disinvestito. Disinvestendo un fondo normale, cartaceo, virtuale, il cliente consolida una perdita, non potrà mai recuperare. È difficilissimo che poi il mercato possa andare a far recuperare quello che lui oggi perde. Quindi questo è stato il primo passo, la prima idea, il fondo è stato messo su, è attivo, funziona benissimo, abbiamo anche abbinato un bond a questo fondo. Noi ci occupiamo principalmente di asset decorrelati. Il nostro claim è: le migliori opportunità non si cercano, si creano. Tutti oggi parlano di asset decorrelati, ma io in realtà vedo in giro che tutte le società fanno qualcosa di diverso, ma è sempre lì, no? Non c'è proprio uno spicco di diversità rispetto a quello che il mondo dell'industria del gestito si rivolge su quello. Tutti fanno la stessa cosa, e se si fa tutti la stessa cosa non si cambia proprio nulla, cioè i margini diventano sempre più sottili, sia per il consulente che ha bisogno di guadagnare anche con portafogli grossi, i margini si assottigliano sempre di più, che per il cliente. Quindi oggi, con i tassi che rasentano lo zero in tutto il mondo, qui in Svizzera addirittura sono negativi, l'obbligazionario, ripeto, a quello che è la mia esperienza nel tempo, perché i mercati una volta erano correlati, nel senso che se andava bene l'azionario si usciva dall'obbligazionario, se andava male l'obbligazionario si comprava l'azionario, o viceversa, no? Quindi c'era una possibilità: va male questo, compro quest'altro. Da qualche tempo non è più così, e quindi dove andare il cliente è un po' confuso su cosa fare oggi. Abbiamo visto abbiamo sentito anche oggi tante di quelle frasi dove il Covid e la pandemia in questo momento di criticità, purtroppo devo dire che ad ogni
ad ogni crisi è sempre seguita un'opportunità, non per essere veramente, non dico sporchi cattivi, ma purtroppo il mondo va così e che oggi, come diceva il collega, nell'ambito del turistico alberghiero c'è una grossissima opportunità, perché oggi chi ha qualcosa in tasca può comprare e tra qualche tempo potrà mettere su, perché prima o dopo comunque questa cosa dovrà essere curata. Se non si troverà un vaccino, non ci sarà qualcos'altro da mettere su. Quindi il discorso dell'oro è: oggi abbiamo una correlazione, ad esempio, tra l'oro e i mercati azionari. Mentre prima non c'erano queste correlazioni, ad esempio, negli ultimi 6-7 mesi l'oro ha camminato di pari passo con gli andamenti di Wall Street, né più né meno. Quindi sta cambiando tutto nel mondo finanziario. E come diceva l'avvocato Levole e tanti di voi, giustamente oggi si deve discutere di beni reali. Il cliente ha bisogno, il risparmiatore ha bisogno di toccare con mano quello che sta facendo. Il virtuale sta per finire, quindi è chiaro che oggi devo andare a verificare quello che c'è, dove posso andare e quello che mi si propone. Noi ad esempio stiamo per uscire a giorni con un fondo sull'immobiliare finanziario su una città importante in Italia, dove al cliente, in base agli importi versati, daremo un'opportunità se diventare obbligazionista o azionario. Non penso, forse l'unica SICAV, forse, non abbiamo la certezza, a livello mondiale che dà la possibilità al cliente di partecipare effettivamente come azionariato alle attività e ai guadagni del fondo. Perché non si fa fino ad oggi? Perché, ripeto, il mondo, l'industria del mondo del gestito lavora per i fatti propri. Io sono contro tutto quello che è stato sempre la consulenza, l'obiettivo del cliente, sì, ma 4, 5, 10 anni mi è stato spiegato ai tempi dei tempi dai miei manager, dai miei supervisori, sempre: ah, ma il mercato a lungo periodo. Ma qual è questo lungo periodo? Cioè, io inizio nell'87 e c'è un lungo periodo, nel 90 c'è un lungo periodo, nel 95 c'è un lungo periodo, nel 2000 c'è un lungo periodo, nel 2015 c'è un altro lungo periodo. Ma al cliente come faccio? Al risparmiatore, non al cliente, a dire queste fesserie. Qual è il momento? E allora, secondo me, il risparmiatore deve fare business, deve guadagnare, non è tanto quanto mi rende un investimento, ma è, come si diceva prima, qual è il valore reale che sto andando a fare. La tranquillità dei miei risparmi. Il lingotto d'oro mi dava la tranquillità che i miei risparmi, anche ad un tasso del 3%, del 4%, ma i miei risparmi erano in Svizzera, erano in lingotti d'oro. L'oro svizzero è il più ricercato al mondo perché è l'unico reale 999.9 e il 65% dell'oro che gira per il mondo esce dal Canton Ticino. Questa è una cosa che sanno in pochi, e quindi davo una tutela del risparmio al cliente, non davo un rendimento, e il cliente era semplicemente contento per questo, perché comunque il lingotto ricopriva tutto, diversificazione geografica, perché l'oro da qualsiasi parte del mondo ti porti un lingotto d'oro in Nebraska, in Madagascar, in Congo, in Germania, a Londra, l'oro, dato che è il costo, il prezzo è uguale in tutto il mondo, ha una valutazione che nessuno. Mi porto l'euro in Madagascar, manco mi guardano in faccia. Non so se l'esempio è abbastanza tangibile, se riesco a farmi capire. Un altro mercato importante, dove noi crediamo tantissimo, è quello delle auto d'epoca, e dove ci siamo conosciuti con l'avvocato, perché l'auto d'epoca, secondo noi, è anche, com'è in base al mercato, in base al nostro centro studi, per quello che abbiamo verificato, diventerà, è diventata una riserva di valore, esattamente come l'oro. Oggi c'è un mercato impressionante in tutto il mondo, mi ho fatto un giro di verifiche, e il 60% degli esseri umani, al 60% degli esseri umani piacerebbe possedere un'auto d'epoca.
Quindi questo non posso parlare più di tanto, scusa avvocato, come le dicevo abbiamo un segreto industriale, perché sarà talmente eclatante, già per quel poco che si è saputo è successo un gran vociare, e stiamo lavorando veramente forte alle spalle, quindi sarà una, forse sembrerebbe una novità, un'altra novità mondiale, non voglio allargarmi più di tanto. Un altro mondo importante, chiudo qui perché sicuramente sarete tutti stanchi, chiudiamo qui, etica con anche questo qui, forse a fine novembre, lanceremo un fondo sulle blockchain. Qualcuno le collega alle criptovalute, non c'entra nulla, sicuramente conoscerete, non mi divago, ma io ho sempre creduto ai giovani, ancora perché sono partito da ragazzo, quindi so cosa significa. Credo tantissimo ai giovani ancora oggi, e quando 4-5 anni fa i miei figli avevano circa, mio figlio aveva circa 20 anni, tutti gli amici di mio figlio mi chiedevano un conto corrente in criptovalute. Io, che avevo circa 30 anni, 6-7 anni fa, oggi non di più, 30 anni di esperienza sui mercati finanziari, non conoscevo questo mondo. E allora, se l'80% di questi ragazzini oggi mi chiede le criptovalute, significa che questi ragazzini che avevano 20 anni, 7-8 anni fa, tra 20 anni ne avranno 40. E saranno i nostri sostituti, e il mondo sta andando certamente in quella direzione. Parliamo di blockchain, partiamo con questo fondo. Le blockchain non sono altro che la rivoluzione degli scambi sui mercati, azzerando i costi di transazione per tutte le nuove tecnologie di prodotto ed opportunità di investimento inedite. Prima Manilo parlava che ci sono circa 355.000 aziende non quotate e 355 quotate in borsa. Questo significa che di queste 355.000 aziende non quotate potrebbero quotarsi tutte in borsa domani mattina. E sembrerebbe che questo sia il primo fondo al mondo sulla blockchain. Io vi saluto, vi ringrazio, spero di incontrarvi di presenza. Grazie. Grazie per l'intervento. Vede la differenza? Noi parlavamo di uova, lei di lingotti d'oro, e questa è la differenza. Sono di... buone le uova, a me piacciono tanto, sono buonissime. No, anche se mangi le uova d'oro, no? La gallina delle uova d'oro, l'idea di un bene universale. Quando si parlava in riunione in alcuni posti che mi davano sempre del pazzo, io ho avuto un team che ha saputo tradurre sempre le mie follie, è riuscito a tradurle. Facevo sempre l'esempio, si parla di oro, la scarpa d'oro, ovo maltina, olio, cioè tutto quello che è tutto relativo all'oro, no? Perché si parla sempre di oro? Perché è la cosa più importante che c'è stata da 5.000 anni a questa parte, semplicemente per quello. Sicuramente. Grazie ancora per la partecipazione. Do la parola a Erika per la chiusura. Grazie a tutti da parte mia e di S Finanza. Grazie avvocato, buonasera. Anch'io voglio ringraziare personalmente il dottor Calarco e salutare e ringraziare personalmente nuovamente tutti voi che avete oggi così generosamente contribuito a questo nostro impegno di riflessione, e speriamo che tutte queste idee, questo proliferare di nuove iniziative possono consentire davvero una resilienza finanziaria che sia utile, efficiente e che ci consenta di progredire in un mondo reale il più possibile razionale, il più possibile redditizio per tutti. Quindi io vi ringrazio, ringrazio nuovamente tutti, ringrazio anche chi ci ha seguito da remoto, e vi saluto alla prossima, senz'altro alla prossima occasione, dal momento che AS Finanze e Consumo è sempre estremamente attiva e certamente non mancherà di nuovamente proporci ed io con loro nuovi temi di riflessione, nuovi spunti.
Attendiamo anche qualche contributo per la nostra rivista di approfondimento. Come direttore, questa è una promessa che devo avere da tutti. Confermare a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie a tutti, buona serata.